Oggi compieremo un nuovo grande passo per il benessere di Godopoli. Difatti fonderemo un nuovo culto oscuro. Ma prima di fare ciò abbiamo bisogno di preparare il luogo per la fondazione di questa nuova setta. Oggi, dopo aver decorato tutta la piazza della cattedrale e l'edificio davanti a sé, inizieremo la costruzione della Godopoli sotterranea. Un progetto di cui parlo da tantissimo tempo. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Vi ricordo di iscrivervi, attivare le notifiche e, se volete sostenermi ancora di più, fare l'abbonamento e dare un'occhiata alla mia wishlist di Amazon qua sotto in descrizione. Detto ciò, vi lascio a questo nuovo, fantastico, incredibile video. Eccoci qui ragazzi, non davanti all'ultima build che abbiamo costruito, ma davanti alla farm di Piglin. Questo perché ovviamente a un certo punto della nostra vita qualsiasi soldato necessita di rifarsi del cibo, e noi per farci il cibo, come ben sapete, abbiamo bisogno anche di un mucchio di oro. Facciamo finta che non avete letto il titolo e che non avete visto neanche la intro e che quindi non sapete perché sono qui. Vi chiederete dove mi trovo in questo momento. Soltanto quelli che mi seguono da più tempo effettivamente sanno dove mi trovo. Se vi faccio vedere da questa parte, forse non avete ancora capito, ma se vi faccio vedere da quest'altra parte invece capirete molto bene. Mi trovo attualmente nell'unica stanza decorata del grosso condominio che si trova davanti alla cattedrale e che va a separare la zona della spiaggia da quella della cattedrale vera e propria dal resto dell'isola centrale. Mi fa cagare. Non il condominio in sé. Il condominio in sé è veramente molto fico. Mi piace un mucchio come è venuto. Mi piace che sono riuscito a rendere bene il doppio colore, quindi da un lato ha un aspetto, dall'altro lato ha un colore completamente diverso, arancione bello acceso colorato. Mi piace molto il condominio. Quello che mi fa cacare è il resto dell'isola. Abbiamo questa cattedrale enorme e poi abbiamo questo spazio davanti vuoto con un lama che si trova da qui da non so neanche quanto tempo. E qua dentro al condominio spawna la merda. Compare veramente lo schifo. Perché? Perché qui ci ho farmato un po' di terra una volta, quando ne avevamo ancora poca. Venivo qui e prelevavo da questo posto. E adesso spawna la merda. E questa cosa, ragazzi, non va bene per nulla. Come al solito, non sapendo né leggere né scrivere e non avendo una chiara idea di quello che voglio fare, direi di iniziare proprio dalle aree verdi, che sicuramente saranno le più facili da fare. Ed eccoci qui ad Armonia, non per il villaggio ma per dei fiori. Difatti ho bisogno di raccogliere alcuni fiori, in particolare il lili della valle, che è particolarmente raro. Abbiamo un fottio di cornflower che però non ci servono assolutamente a nulla, è un fottio di semi che anche loro non è che mi servano più di tanto, per cui vediamo di buttare tutto quello che possiamo dentro un bel composter e chi si è visto si è visto. No, direi che fa cacare. Niente foglie di manga proprio perché fan cacare qua. Ok, così è decisamente meglio di prima. Bello, mi piace molto questo colore bianco e nero. Sicuramente useremo questa coppia di fiori anche in altri posti. Adesso possiamo concentrarci sul decorare quest'area. Sì, 6 shulker box per decorare questo posto, che non è neanche poi così grande, sono tante, ma fidatevi che le metteremo tutte quante in buon uso. Ed eccoci qui al primissimo timelapse del giorno. Questo video, ve lo dico già, è ricchissimo di timelapse. Ce ne saranno veramente tantissimi, sia per la decorazione degli esterni che degli interni. Qui come vedete sto costruendo delle bancarelle, non ve le spiego più di tanto perché ve le spiego alla fine proprio di questa clip. Quello che ho cercato di fare è stato usare un legno per ogni bancarella, quindi avere bancarelle anche di tutti quanti i legni. E visto che in quest'isola poi c'è ancora dello spazio di lato e davanti alla cattedrale, magari in futuro potremmo andare a mettere anche altre bancarelle con i nuovi tipi di legno. Quindi quando uscirà il legno di oak pallido metteremo la bancarella di quel legno e via così. Perché secondo me sarebbe molto carino a questo punto fare proprio una bancarella per ogni update, già che ci siamo, quantomeno quelli che introducono un nuovo tipo di legno. Non mi sembra una cattiva idea, quindi sì, potrei effettivamente farlo magari in futuro. Detto ciò, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Soprattutto di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. E qui abbiamo 3 bancarelle che possono sembrare poco, ma mi hanno portato via una discreta quantità di tempo. Perché ovviamente ragazzi, guardate qui quanto sono ben decorate. Ho cercato anche di tematizzarle, a un certo punto mi è venuta questa idea, dato che non c'è molto spazio in questa zona e che le bancarelle sono di dimensioni proporzionate rispetto al resto, quindi non piccole, non saranno poi così tante effettivamente. Per cui ho proprio cercato di tematizzarle, perché visto che lo spazio c'era e che sarebbero state poche, farle tutte uguali non era un granché. Quindi qui abbiamo una bancarella che vende blocchi di purpur e difatti, come vedete, tutto quanto rosa, tutto quanto viola. Abbiamo anche
anche molte candele, abbiamo anche molti vasi decorati con le candele a mo' di tappo sopra. Abbiamo una barca a caso, non c'ha una vera e propria funzione, però mi faceva ridere metterla lì. Qui abbiamo una piccola bancherella che vende libri, e adesso andavo a prendere anche i libri effettivamente da mettere qui. Come vedete è anche più o meno tutto color coded, come piace fare le cose a me. Quindi qui abbiamo rosa, abbiamo magenta, abbiamo viola. Qui invece abbiamo ciano, abbiamo tutto quanto ciano, dai fiori alle candele ai tappeti. E qui abbiamo invece dei colori più scuri, più accesi, più caldi. Per cui abbiamo la quercia scura, ma abbiamo anche il rosso e il giallo. E qui è palese la vendita di legna, la vendita di strumenti. Qua abbiamo delle grindstone, abbiamo tanta legna, abbiamo dei calderoni, degli smoker e via così. Mi sembrava molto carina come cosa. Però a questo punto mi sa che dovrò andare a prendere degli altri oggetti, quantomeno dell'altro legno, per fare bancarelle di colori diversi. Eccoci qui con altre 4 shulker box di materiali, principalmente i legni che mi mancavano per fare le altre bancarelle. Seconda sezione di bancarelle, nuovo replay. Come vedete ne sto aggiungendo veramente tanti, il livello di dettaglio è veramente alto. Detto ciò, come prima, non stavo a parlare troppo delle bancarelle perché ve le spiego dopo. Più che altro sono curioso di sapere la vostra opinione sui nuovi blocchi della 1.21. ormai lo snapshot che è andato ad inserirli in game è già uscito da 2 settimane e mezza, se non sbaglio, una roba del genere, e sono veramente molto curioso di sapere qual è la vostra opinione su questi blocchi. Io personalmente li trovo veramente molto molto belli, specialmente le foglie che sono bianche, sono veramente molto fighe. Era un po' triste quando all'interno del Minecraft Live le avevano fatte vedere verdi al di fuori del bioma suo di Paleoak, però adesso le hanno modificate, anzi all'uscita dello snapshot le hanno modificate e ora sono sempre bianche. Sono veramente molto belle, non vedo l'ora di mettere le mani su qualche bioma freddo per customizzarlo usando proprio quelle foglie bianche che sembrano quasi innevate. Sono molto molto belle. Scrivetemi quindi qua sotto nei commenti la vostra opinione, perché sono veramente molto curioso. Ed eccoci qui, altre 2 sezioni, anzi 3 con questa qui fatte. Ne mancano ancora un po'. Come vedete, come detto prima, non c'è molto spazio. Difatti lo stiamo riempiendo molto velocemente con queste strutture. Come vedete sto cercando di variare il più possibile. Qui abbiamo un banco che vende tutti questi oggetti acquatici. 5 legni mi mancano ancora. E non so bene dove ficcarli qua dentro a questo punto. Magari un banco un pochino più piccolo lì in mezzo. E forse dovrò ridurre le dimensioni perché inizia a essere troppo poco lo spazio. Thank you.
E chiudiamo con l'ultimo dettaglio, che sarà proprio questo bel ragazzuone, ovvero XXX Pierpippo 69 XXX, che andrà a finire in questo piccolo vasino e da qui non uscirà mai più. Il nome non si vede, è vero, ma non sapevo se mettendolo lì senza rinominarlo sarebbe despawnato oppure sarebbe rimasto a prendere la muffa per il resto della sua vita. Comunque, come vedete, alla fine sono riuscito a usare tutti quanti i legni. L'ultima bancarella che ho messo, quella in betulla, l'ho messa qui e ovviamente, essendo legno di betulla, il più sacro di tutti, ci ho messo gli oggetti più importanti. Ci sono uova di drago, teste di Wither Skeleton, mucchio di uova di drago. Ci sono anche dei minerali di diamante, tra cui questi qui, quelli nella stone, che sono particolarmente rari, ma secondo me ci stavano molto bene qui, come ci stanno molto bene questi minerali di diamante in Deep Slate dentro la strada che è in Deep Slate. Sono veramente carini e dovrei metterli magari in giro vicino alle pozzanghere, perché effettivamente sembrano acqua o ancora meglio sembrano ghiaccio. Sì, effettivamente sembra veramente del ghiaccio e dovevo fare questo esperimento, scusatemi ragazzi se ho divagato. Comunque, come detto, questo posto è veramente bello. Qui ci abbiamo un piccolo banco con i funghetti, con tutti i minerali del Nether. Qui ne abbiamo un altro invece con il copper, tutto waxed in modo che rimanga con questi colori. Abbiamo un piccolo tavolo in marmo, ha poco senso perché è veramente al centro della piazza e questo non è che lo sposti avanti in dirio come le tende. Qui abbiamo qualcuno che vende i saplings, come vedete ce ne sono di tutti i tipi. Ho fatto anche qualche piccolo pino, anche perché tra un poco iniziamo ad avvicinarci al Natale, quindi ha anche senso metterli in vendita. Qui abbiamo invece qualcuno che vende il bambù e come vedete è anche una delle bancarelle più grosse. Qui qualcuno con del pesce e delle erbe acquatiche. Qui abbiamo chi vende la carne e anche il miele, perché non sapevo dove metterlo e volevo usarlo. E poi qui abbiamo le bancarelle che abbiamo visto prima. Ora che abbiamo fatto tutto questo e abbiamo fatto già tanto oggi, bisogna però capire come costruire gli interni di questo edificio. Non è semplice, la forma è veramente molto strana e non ho ben idea di come andrò ad unire tutto quanto. Quello che pensavo di fare era di andare a mettere una scala da questo lato, che quindi sale fino al piano di sopra, spostando questa scala più vicino da questa parte e soprattutto facendolo anche dall'altro lato, in modo da non rubare spazio negli angoli, e poi mettere delle scale anche da questo lato, in modo da andare a dividere magari questa sezione in due parti. Ok, fare queste scale è decisamente difficile. Lo spazio è veramente poco e le scale devono essere belle grandi. Questo è più o meno il risultato attuale. Non è perfetto ragazzi, è sempre molto stretto, ma alla fine non ho modificato l'entrata, anche perché non avrei risolto molto alla fine. E ho fatto questa scala chiocciola che sì, ha solo un singolo blocco di spazio per passare. Ce lo facciamo andare bene in questo modo e che sale fino a qui. Quindi abbiamo una e due e tre rampe di scale, con poi le botole di giungla per andare a chiudere tutto quanto. Non è forse l'idea migliore, non è forse la cosa migliore che abbiamo mai fatto su questo mondo, ma è probabilmente l'unica opzione che abbiamo a disposizione per fare una scala così grande in così poco spazio. E ora è il turno delle pareti. Ne ho messa una qui, quindi la prima fatta su queste scale che sì, sono strettissime, però più di questo non avrei avuto altra idea di come fare, quindi va benissimo così. Dovremmo trovare un uso a questo spazio qui, che sarà qui al centro. Adesso sto smontando le finestre finte e dovrò anche mettere le pareti in questo punto qui. Quindi qui e anche dall'altro lato, ovviamente anche pieni di sopra. Ok, facciamo anche questi stanzini. Poi cosa metterci dentro non lo so, ma quantomeno andiamo a buildare qualcosa in questi corridoi che sono veramente lunghissimi. Quindi io qua dentro uno stanzino a caso ce lo metterei molto volentieri. E ora tocca ai soffitti. Ok, mi faceva veramente schifo come era prima, quindi ho rifatto di nuovo il soffitto per la terza volta e questo qua è il risultato. Ok, tutti quanti i soffitti sono stati rifatti. Il difficile sarà illuminare e decorare questo posto, quindi e quanto vorrei lasciarlo così e fare altro. Ma al massimo ci concentriamo su un'altra stanza adesso. Ok, ho deciso che ci concentriamo su un'altra stanza, che questa qua mi annoia. Quindi facciamo le fondamenta, la cantina, mettiamola così. In questo timelapse vi sto facendo vedere quanto ho scavato questa zona. Ma tranquilli, perché i sotterranei non sono tutti qui. Questa sarà la cantina di questo edificio, ma in realtà proseguirà molto. Come vedete nella seconda parte del timelapse c'è un lungo corridoio che va verso sinistra e sarà molto, molto lungo e soprattutto ci porterà nella Godopoli sotterranea. Sarà uno dei vari punti di accesso, nascosto ma non troppo. Anzi, questo qua sarà probabilmente uno degli accessi meno nascosti in assoluto. Altri accessi saranno presenti anche all'interno della loggia, quindi la piccola stanza che si trovava al di sotto della mia nuova casa. Ce ne sarà uno molto segreto allo spawn del mondo. Se vi ricordate bene, là ci sono tre portali del Nether accesi e un quarto rotto spento. Ecco,
lì dietro ci sarà un accesso, una porta di redstone tutta figa segreta che ci porterà proprio ad accedere alla Godopoli sotterranea. Ci sarà poi probabilmente anche un accesso segreto dal museo, ma non so bene come farlo perché è in una posizione un po' particolare. E poi ci sarà effettivamente questo accesso qui, che sarà quello meno nascosto di tutti. E mentre che ci siete, potreste anche darmi qualche buona idea per raggiungere dei nuovi punti di accesso e qualche struttura proprio all'interno di questa Godopoli sotterranea, che probabilmente sarà a livello di design un misto tra le Trial Chamber e le Trial Ruins, quindi una roba molto particolare, molto antica, ricorderà per molti versi le strutture che abbiamo fatto correlate al Popolo dell'Acqua, quindi il Tempio del Legno e lo Spawn. Sarà veramente molto figo a livello di design, quindi mi raccomando, seguite i prossimi video perché spaccheranno. Abbiamo fatto un bel buco che inizia qui in fondo e prosegue fino a sotto l'ala lunga della nostra struttura. Ho deciso di riutilizzare pattern e materiali simili a quelli del canile, visto che comunque erano ben riusciti e secondo me dare un tocco di continuità allo stile di Godopoli è una cosa positiva. E adesso bisogna fare le pareti. E adesso è giunto il momento di decorare tutto quanto. E per fare questa cosa mi sono portato dietro un gran numero di item. Ok, non mi sembra male questo risultato. Adesso bisogna decorare anche l'altro lato. Sì, in questo episodio un po' mi sto perdendo in robe in cui c'è tanta decorazione, cosa che vorrei evitare di fare per il futuro. Però ragazzi, sono o non sono veramente delle gran figate queste build? Certo che lo sono. Ok, però ora che ho decorato tutta questa roba e soprattutto ho decorato anche questo corridoio, che più avanti vi farò vedere a cosa serve, devo però tornare a concentrarmi sugli appartamenti di sopra. Eccoci qui ragazzi, ma sono o non sono stato bravissimo? Guardate qui che lavoro ho fatto, decorando tutti gli appartamenti. E peraltro sono anche decorati nel dettaglio, oltre anche agli ambienti comuni. Quindi questa piccola stanza che collega gli appartamenti centrali, tutti e quattro. Come vedete il corridoio è stato fatto in questa maniera, è un corridoio, non è che deve essere decoratissimo. Ho decorato anche ovviamente questi sgabuzzini, uno e anche sgabuzzino 2, che si trova proprio da questa parte. Come vedete sono tutti quanti decorati, è tutto molto ben illuminato, perché ci tenevo che fosse tutto ben illuminato. E ora devo portare avanti questo corridoio, ma devo anche abbassarlo, e per abbassarlo devo scavare veramente tanto. L'obiettivo è far finire tutta quest'area al di sotto della cattedrale. Perfetto, qual è il prossimo passo adesso? Anzitutto inizio qui dalla cattedrale, perché come vedete ho finalmente tappato questo buco. E come l'ho chiuso? Come vedete, con delle copper grid, che peraltro non ho vaxato, quindi andranno a scolorirsi ulteriormente. E poi ci ho messo il vetro sopra. E abbiamo deciso se non mettere il vetro, quindi mettere le copper grid a livello del vetro, oppure no, ma va benissimo così. Magari in futuro sarà anche più grande questo buco, ma per ora lasciamolo così, come l'originale. Ci tenevo a lasciare quel buco come ricordo
ricordo di tutto il tempo che questa cattedrale gigantesca è stata proprio con quell'apertura, e in più mi sembrava anche un bel segreto da lasciare. Magari qualcuno che entra dentro il mondo la vede e dice: ah, oh, ma come si entra lì? E magari passerà un po' di tempo a cercare il passaggio per l'appunto per andare lì. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a ripulire tutta questa sezione. Tutta questa struttura qua verrà completamente smantellata e rimarrà soltanto lo scheletro, il pavimento anzi. E qui ovviamente poi sarà tutto quanto collegato con un'unica stanza fatta meglio, finalmente direi, visto che queste scale ci sono da quasi 3 anni e sono così messe a caso da allora. Peraltro queste due sezioni di struttura hanno anche una palette di blocchi che mi piace molto, quindi sicuramente la manterremo anche per le build future dei sotterranei, perché ripeto, sono veramente molto carine ed è tanto che non buildo con questi materiali. Ed eccoci qui con tutta questa struttura rimossa. Come vedete c'è parecchio spazio, ne occupava veramente tanto. Magari questo corridoio potrei continuarlo fino in fondo alla stanza per proseguire da qualche altra parte. Non so cosa ci sia in questa direzione, ma se c'è qualcosa di interessante non sarebbe neanche una cattiva idea. E ovviamente dovrò collegare tutto quanto in maniera migliore, perché prima era collegato un po' a caso, visto che questo tunnel l'ho costruito dopo le scale. Era tutto un po' così così, ecco. Comunque, come avrete sicuramente notato, io ho scavato al di sotto della cattedrale cercando di seguire anche un po' le forme della stessa. Qua sotto potremmo farci veramente tantissime cose, come ad esempio una trial chamber custom. Non sarebbe per nulla male fare una cosa del genere, ma vedremo in futuro. Sicuramente questa qui sarà la base comunque della nostra Godopoli sotterranea, sarà il punto di partenza da collegare poi alle altre build che già esistono, perché qualche accenno alla Godopoli sotterranea l'abbiamo già fatto in passato. Come ben sapete, la religione della Betulla si è indebolita negli anni. Chi mi segue proprio dall'inizio sa che non è più forte come era una volta, ma io oggi sono qui per cambiare le cose. Sono qui per costruire un nuovo punto di partenza per il culto della Betulla. Sono qui per costruire qualcosa di nuovo. Sono qui per riportare la sacra Betulla al suo splendore originale. Oggi siamo qui per creare un culto. Un culto oscuro, di cui pochi sapranno per ora. Un culto nuovo per la Betulla. Oggi siamo qui per riportare questo credo di nuovo ai suoi fasti. Oggi siamo qui per crederci. Quindi, se non l'avete ancora fatto e non volete perdervi nessun'altra novità del futuro, mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete il video con tutti quanti i vostri amici. Spargete la parola santa. E mi raccomando, seguitemi anche su tutti quanti i social: Telegram, Instagram, TikTok e Discord. E se volete sostenermi ancora di più, potete fare un abbonamento oppure regalarmi un oggetto nella wishlist di Amazon qua sotto in descrizione. Detto ciò, vi ricordo di pregare la Betulla. Tanti saluti. Shoo!